Nel cuore delle feste di Natale, la zona pastorale di Castel San Pietro ha organizzato un incontro pubblico chiamato Abbraccio alla città, per uno scambio di messaggi di pace e di auguri da parte degli esponenti delle istituzioni civili e delle comunità religiose. Con l'arcivescovo Zuppi sono intervenuti il sindaco Fausto Tinti, insieme ad altri rappresentanti della giunta e dell'amministrazione comunale, il parroco Don Gabriele Riccioni, la comunità greco-cattolica ucraina, la comunità islamica, per diffondere un messaggio di pace e di speranza. La città degli uomini e delle donne di Castel San Pietro, con il suo associazionismo, con tutte le sue realtà belle che mette al servizio della pace di questa città, è qua ad abbracciarlo e ad abbracciarci. Questo credo che sia un grande segnale, che è una grande testimonianza che gli uomini di oggi, le donne di oggi, attenti al mondo che è in grande difficoltà, ma vogliono lottare ogni giorno con il proprio servizio, con il proprio tempo dedicato agli altri, vogliono lottare per la pace, per un mondo più giusto e più di pace. Abbiamo ripreso dopo gli anni della pandemia questa bella tradizione che ho voluto che ci fosse a Castel San Pietro, quella dell'abbraccio della pace, alla fine di un anno e all'inizio di un altro anno. Il significato nasce dalla giornata mondiale di Parigi del 1997, quando i giovani fecero l'abbraccio alla città di Parigi. Da allora a me è sempre piaciuto questo segno, che facesse incontrare gli abitanti, quelli che vengono in chiesa, quelli che non vengono in chiesa, i musulmani, gli ebrei, quelli che sono sensibili solamente a impegnarsi per la realtà umana, proprio perché insieme si possa davvero costruire un mondo di fraternità, come è stato sottolineato dall'arcivescovo, ma soprattutto un impegno reciproco a superare le divisioni e le solitudini. Ecco, è la quinta volta che ci ritroviamo a Castel San Pietro con Donga, con tanti cittadini, con tante cittadine, con rappresentanti di varie chiese. Oggi c'era Padre Michail l'ucraino, delle varie religioni, rappresentanti dell'Islam, per un abbraccio alla e della città. E potremmo dire per un abbraccio tra di noi e aperto al mondo. L'accoglienza agli ucraini significa questo abbraccio, la preghiera per la pace è questo abbraccio, l'attenzione ai più deboli è la voglia di non lasciare nessuno solo. Ecco, questo dà senso a tutti i nostri giorni, a quelle che finiscono nell'abbraccio, a quelle che ci saranno, che avranno senso, scopriranno tanto se avremo la capacità di andare incontro agli altri come quando si abbraccia, con attenzione, con affetto, con amicizia, con accoglienza. Insomma, una bella fine d'anno per aprire un anno che nelle tante difficoltà una luce di speranza.